Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua pronti a continuare il nostro Tour de France con il Pro Team Americo-Canadese. Ragazzi, vi ricordo che in classifica generale abbiamo McNulty e Powles in top 10, mentre Kuss, il nostro capitano, è fuori dalla top 10 di pochissime posizioni, tipo dodicesimo, con una cinquantina di secondi di svantaggio dal leader, che non ricordo chi è sinceramente il leader della corsa. Ragazzi, sesta tappa, qua potrebbe esserci un problema perché Powles ha anche la maglia Pois grazie alla fuga della quinta tappa, perché essendo in classifica non so se riusciamo a metterlo in fuga in questa sesta tappa e comunque ci sono dei bei punti. Quindi non lo so, proverò ad entrare in fuga con Powles, se non ci riuscirò metto qualcun altro e andiamo a giocarci GPM. Primo GPM di giornata, terza categoria, solo 2 punti per il primo e incredibilmente siamo in fuga con Powles nonostante sia ottavo in classifica generale e tra l'altro siamo in fuga anche con Jorgensen che ovviamente sta lavorando per Powles. Allora, vediamo se riusciamo a prenderci questi 2 punticini, proviamo a partire ora, vediamo. Vediamo Powles ancora davanti, prova Krohn e Ely a superarlo, però direi che Powles riesce a prendersi questi primi 2 punti di tappa. Altro GPM, prima categoria, ci sono ben 10 punti in palio, vediamo se Powles riesce a prenderseli. Si porta avanti intanto nelle prime posizioni del gruppo, parte l'uomo davanti della FDJ. Vediamo Powles che per ora sta in scia, prova a partire adesso, un po' ostacolato, però prova a venire fuori, vediamo Powles, vediamo se ce la fa. E ce la fa ragazzi, 10 punti per il nostro Powles, bene così. Ed eccoci sul GPM più importante di giornata, questo All Category. Il nostro Powles è rimasto da solo, Jorgensen si è già staccato. Tra l'altro 7 minuti e 32, attenzione perché la fuga potrebbe anche arrivare. A noi ci andrebbe benissimo perché Powles, ripeto, è anche ottavo a 42 secondi da primo. Parti Ghita, il primo a lanciare lo sprint. Vediamo se Powles riuscirà a prendersi questi 20 punti. Ancora Ghita davanti. Proviamo a partire noi ora con il nostro Powles e vediamo. E direi che ci riusciamo. 20 punti per lui. Bene. Ragazzi, riprendiamo ora perché Powles è entrato nella parte più dura della salita. Purtroppo Kuss non lo vedo molto bene qua dietro. Non lo vedo molto bene, ragazzi. Allora, Powles è entrato nella parte più dura della salita e secondo me è anche il più forte. Quindi io tenterei un attacco. Tenterei un attacco con Powles, bravissimo, prova a staccarsi di dosso, la compagnia di Ciccone ce la fa, però rimane Ghita, tentiamo di fare un po' di ritmo noi al 100, tanto abbiamo ancora del gel, quindi proviamo a sfiancare un pochettino Ghita, perché secondo me il nostro Powles è quello più forte davanti. Vediamo Kuss invece che ha già preso il gel, non lo vedo benissimo, ripeto. Tentiamo di marcare i nostri rivali, possiamo lasciare anche andare via i tre forti, ovvero Evenepoel, Pogacar e Vingegaard. Noi tentiamo di marcare gli altri, il problema è Mas più che altro, Mas che sappiamo che è bello forte. Davanti Powles non riesce ancora a fare la differenza su Ighita. Vediamo qua il nostro Sepp Kuss. E attenzione, Powles, stacca Ghita. Powles si invola da solo per tentare di vincere questa tappa. Kuss, ragazzi, lo vedo molto, molto male. Mi sa che Kuss, almeno su questo Tour de France, far classifica è molto, molto difficile. Però noi ci proviamo. Noi ci proviamo. Toccherà difendersi in questa tappa, raga. Toccherà difendersi. Attenzione Pogacar, c'è l'attacco di Pogacar, gli va dietro Mas. Io non posso fare nulla, raga. Nulla se non provare a seguire il ritmo di qualcuno. E direi che quello di Bilbao e Roglic forse è l'idea migliore, perché anche Hindley lo vedo più forte, mentre Powles, ragazzi, Powles si sta andando anche a prendere la maglia gialla e vi ricordo, non solo fa bottino pieno della Poama, ma si sta andando anche a prendere la maglia gialla. Che grande il nostro Powles, che acquisto. Non a caso è il primo nella classifica Sea Need World Tour. Ragazzi, Hindley ripreso. Per ora direi che sta andando anche bene, perché l'unico che ci è scappato di potenziare il nostro rivale è Mas. Quindi,
A noi ci sta anche andando bene. Tra l'altro, Poles, se riesce a prendersi anche un po' di gel rosso e fare ritmo al 110 in modo che così guadagni il più possibile, non sarebbe male. Il problema è che il nostro Kust non lo vedo con molte energie e fra poco sarà costretto ad alzare bandiera bianca anche da questo gruppetto, ragazzi. 2 km per il nostro gruppo, con Roglic a tirare. Damiano Caruso alla ruota. Damiano Caruso prova anche a staccarci. E attenzione perché il nostro Kus non ne ha. Il nostro Kus non ne ha. Prova a rimanere aggrappato con le unghie e con i denti, ma direi che dobbiamo lasciarli andare. Mannaggia, proprio lì alla fine, proprio all'entrata dell'ultimo chilometro, tocca lasciarli andare. Quindi andiamo a perdere terreno. Soprattutto da Hindley, che è quello più problematico, ma sappiamo che anche Caruso dobbiamo fare un po' di attenzione. Caruso non è malissimo. Prendiamo il gel rosso. Intanto Poles ha vinto la tappa e si è andato a prendere la maglia gialla. Quindi attenzione, riprendiamo la maglia gialla dopo averla persa con McNulty. La riprendiamo con Poles. Quindi comunque bella tappa per lui. L'amaro arriva da Kus che non è riuscito a difendersi troppo bene. Ma va bene così, comunque altra vittoria. E allora un grandissimo Poles si va a prendere questa sesta tappa del Tour de France davanti a Pogacar con ben 3 minuti e 11 di vantaggio proprio su Pogacar e Evenepoel, 3:16 su Vingegaard. Kus, dodicesimo, 5:11, si difende ma non troppo bene. Quindi classifica generale che vede Poles prendersi a maglia gialla e quindi a maglia gialla torna sulle spalle di un nostro corridore. Undicesimo Kus a 5:30, vediamo, non è molto staccato dai suoi potenziali rivali, più o meno un minutino, quindi dai, tutto sommato va bene. Poles rafforza anche di molto la Poix e ricordiamo che Gaviria ha sempre la maglia verde. Andiamo avanti, prossima tappa, che cos'è? La crono, eccola. Allora, la crono sinceramente si potrebbe anche simulare, cioè fare tappa veloce, però l'andremo a giocare, credo con McNulty, per provare a fare un risultato di tappa. Perché? Perché Kus non lo utilizzo perché tanto, ragazzi, cioè, cosa potrei fare io in più del gioco? Guadagnare quei 10 secondi in più? 10 secondi non fanno troppa differenza. E sinceramente sarebbe una sofferenza farsi 40 km con Kus. Quindi, raga, io la vado a giocare, ma credo proprio di utilizzare McNulty. Ed eccoci alla partenza con il nostro campione americano Brandon McNulty. Vediamo un po' cosa si può fare in questa cronometro. Non mi aspetto molto, e poi sinceramente questa cronometro non la gioco da un sacco, ma veramente un sacco. Credo da inizio gioco, quando ci capitava, non so se vi ricordate, nel nostro pro team che avevamo fatto su Twitch. E ogni tanto ci capitava questa crono, però non me la ricordo più tanto bene. Direi che la strategia è spingere in salita, nei tratti in salita, e in quelli di discesa tentare di recuperare un po' di energie. Tra l'altro, ragazzi, cronometro di 40 km, non ve la farò vedere integralmente, vi farò qualche taglio, perché ovviamente se ve la faccio vedere integralmente il video dovrebbe finire direttamente dopo la crono, e anche no, vorrei giocare un paio di altre tappe. Allora, direi che vi farò vedere soprattutto gli intertempi e la parte finale, ovviamente. Ragazzi, tra l'altro davanti a noi c'è un nostro compagno di squadra. Andiamo a scoprire chi è, chi sarà. Tra l'altro McNulty lo passa a doppia velocità. È Amador, il costaricense. Allora, bene, qua in salita stiamo dando tutto, come vi dicevo. E ragazzi, direi che ora ci possiamo vedere al primo intertempo. Ed eccolo qua, il primo intertempo, vediamo un po' con che tempo passiamo sotto al tempo obiettivo, quindi bene, siamo primi, attenzione, siamo primi di 11 secondi, forse siamo partiti anche un filino troppo forte, non lo so, però continuiamo a spingere perché qua c'è un altro piccolo tratto di salita, ve l'ho detto, voglio spingere in tutti i tratti di salita per poi andare a riguadagnare le energie perse qua in salita nei tratti di discesa. Bene così, direi che anche questo tratto di salita abbiamo spinto forte. E ragazzi, direi che ci vediamo al secondo intertempo. Secondo intertempo, vediamo un po' il nostro McNulty con che tempo passa. Ancora sotto il tempo obiettivo ed è ancora primo, ragazzi, ancora primo.
Per ora McNulty sta andando veramente, veramente molto forte. Speriamo che abbia le energie per arrivare alla fine, ma direi di sì, eh. Cioè, non siamo messi male ad energia, abbiamo ancora un bel po' di barretta blu. Infatti direi che adesso spingo un pochettino in questa terza parte di cronometro e direi che andiamo a vederci all'ultimo intertempo, quello prima dell'arrivo. Intertempo numero 3 è anche ultimo prima dell'arrivo e McNulty è ancora primo, sta incrementando, forse ho dato troppo in questa fase, ma ora ci sono tratti di salita e discesa, tra l'altro discesa dove possiamo anche andare in posizione aerodinamica, magari quando finiscono le curve. Ok, molto bene ragazzi, molto bene. Il nostro McNulty secondo me sta facendo un gran tempo e le energie per arrivare al traguardo per me le ha ancora. Per me le ha ancora. E ora attenzione perché sta per riniziare la salita. Attenzione qua, una curva non troppo fatta bene dal nostro McNulty. Incrementiamo ora qua in salita, tentiamo di dare tutto. Vediamolo McNulty, sì, abbiamo ancora le energie per arrivare al traguardo, ragazzi. Le abbiamo ancora, le abbiamo ancora. McNulty sta dando tutto, sta dando l'anima. Occhio qua in discesa, tentiamo di recuperare un po' di energie. Attenzione, mamma mia, devo ricordarmi che la bici da cronometro non gira molto bene nelle curve e soprattutto in discesa. E ora attenzione a questa curva, me la ricordo, me la ricordo. Infatti andiamo a fare una mega frenata con McNulty. Tra l'altro lì quella curva li ha e buggata, la fa tutta tipo contro il muro e va il doppio più veloce di noi, quindi là sicuro abbiamo perso qualche secondino, tipo una decina. Ragazzi, potevamo dare di più, mi sa, in questo cronometro, potevamo dare di più. Infatti nel secondo intertempo ci ha battuti Van Aert, è secondo. Potevamo dare di più perché vedete il gel blu? Ne abbiamo ancora. Però ragazzi, era da un bel po' che non la giocavo questa crono. Ci sta che non l'abbia fatta perfetta. Ci sta. Vediamo però. Comunque un tempo per nulla male. Non credo sufficienza per battere poi anche Van Aert. Passiamo con 44.59. Il nostro tempo obiettivo era 45. Solo un secondo meglio. Secondo me non l'abbiamo vinta, però abbiamo fatto un buon risultato. E ragazzi, peccato, Van Aert vince, noi arriviamo secondi, comunque gran bel risultato da parte di McNulty, Kuss malissimo, 76esimo, 6 minuti e 08, Poles è difeso, ha difeso la maglia gialla ragazzi, perché 32esimo, a 2 minuti e 59, ragazzi ha difeso la maglia gialla, comunque dico solo una cosa, se avevo un po' più di esperienza su questo cronometro la vincevo, eh. Secondo me si poteva vincere perché avevamo ancora un bel po' di gel blu. Comunque, Poles mantiene la maglia gialla con 34 secondi di vantaggio su Evenepoel, Kuss sprofonda in quindicesima posizione a 8.39, proprio meno, non ha perso troppo dai suoi rivali. Beh, qualcosina però l'ha perso, dai suoi rivali diretti. Va bene così, andiamo alla prossima tappa. Sprint, quindi andiamo a vederci il traguardo volante, se ci saranno punti in palio, e l'arrivo con Gaviria. Ragazzi, traguardo volante, ci siamo fatti un po' staccare, però fa nulla. Ci proviamo ugualmente, un chilometro. Qua i velocisti hanno speso tanto, ragazzi, per questo traguardo volante. Proviamo a partire, dobbiamo partire lunghi e da dietro. Perché qua i velocisti avevano preso un po' di margine sul nostro Gaviria. Ragazzi, abbiamo preso pochissimi punti. Abbiamo preso veramente pochi punti, ma siccome siamo lì nella maglia verde, che non abbiamo, perché non abbiamo? Non eravamo i primi? Mi sa che qualcuno ci ha superati. Allora, solo due punti presi, però voglio vedere un secondo la classifica. Ah sì, ci aveva superati Van Aert con la cronometro. Ultimi 5 km di tappa, siamo in pieno ventaglio ragazzi e stiamo spendendo di energie, ne stiamo spendendo abbastanza, però il nostro Gaviria si sta provando a riportare davanti, siamo un pochettino indietro in questo momento, però in teoria a breve dovrebbe finire la zona esposta ai venti, credo qua ai meno 4, attenzione perché parte un gruppetto si avvantaggia proprio grazie ai ventagli. Speriamo che in quel gruppetto non ci siano rivali per la maglia gialla di Poles, ma ho paura che ci siano. Si riporta sotto Gaviria con un'azione da sprinter, insomma con una mini volata. Gaviria che deve andare a prendersi tutto il gel rosso. Se ci sono velocisti qua, hanno speso anche loro, quindi dai. Forse non siamo messi neanche così male a gel rosso, vediamo. Un chilometro, parte ora Philipsen con Caleb Ewan che ci ostacola un pochettino. Proviamo a partire noi ora.
Siamo in scia di Philipsen, eh? Siamo in una buona scia, vediamo. Parte anche Van der Poel. Testa a testa con Philipsen e Van der Poel. Intanto vince Armirail dalla fuga, non me ne ero accorto. Armirail con Teuns, primo e secondo. Ragazzi, purtroppo però perdiamo qualche secondino. Ho paura di aver perso la maglia gialla. Vince Armirail, noi arriviamo sesti, quindi quarti della volata, perché c'era anche Teuns della fuga, quindi non male. Buon risultato di Gaviria. Purtroppo però Poles e Kuss perdono terreno, quindi... Oh, per fortuna teniamo la maglia gialla di 5 secondi, ragazzi, però teniamo la maglia gialla. Però per Kuss male, perché continua a perdere, non va tanto bene. Poles ha sempre la Poa, Gaviria è secondo nella maglia verde a 5 punti da Caleb Ewan. Andiamo alla prossima tappa. Mont Ventoux, ragazzi, Mont Ventoux. E ora si deve sudare. Tenterò di tenere anche lì Poles, ma... Credo che si staccherà dalla classifica in questa tappa, cioè se ne prenderà, credo. E noi proviamoci con Kuss. Ragazzi, riprendo ora, quando mancano 7 km alla fine. Purtroppo ci ha colpiti la sfiga, meno uno di picco di forma per Kuss. La vedo veramente tosta. Per carità, siamo comunque nei migliori 11, perché siamo rimasti in 11, anzi ora in 10, in questo gruppettino. C'è ancora il nostro Poles, quindi... Sta provando insomma a difendere anche lui le sue ambizioni di classifica. Più o meno sono messi uguali Kuss e Poles a energie. Quindi c'è poco da fare se non mandare avanti veloce e aspettare il momento in cui il nostro Kuss deve alzare bandiera bianca. Penso che sia questo. E penso che sia questo. Tra l'altro, Poles potrebbe venire tranquillamente anche lui insieme a me. Però lo lascerò andare dietro loro. Ragazzi, purtroppo è così, sfiga, c'è anche da dirlo, eh. Cioè, ci è andata male nel disegno di questo Tour de France con la crono di 40 km, che di sicuro va contro al nostro Kuss. In più, nelle tappe di salita gli dà almeno uno, e se ci avete fatto caso, nella tappa di prima, quella di volata, che comunque si è staccato, aveva il più 2. Cioè, darci il più 2 nelle volate, poi qua... Il meno uno è veramente, veramente molto brutto. Comunque, vedo che i miei rivali per la classifica generale sono qua, perché Hindley e Thomas alla fine sono qua insieme a Poles. Ce li riprendiamo da Mas e Carapaz, soprattutto da Carapaz, che può essere uno dei nostri rivali. Poles bene. Si mette lì, bello tranquillo. A questo punto tiro io pure per Poles, tira il nostro Kuss, tanto non è che cambia molto far tirare Poles o Kuss, sempre comunque ce ne andiamo a prendere. Ragazzi, purtroppo è così. Direi che possiamo andare già direttamente alla fine, vi faccio un piccolo taglio e andiamo in cima al Ventoux. Ragazzi, mi sono scordato di farvi vedere gli ultimi metri, ma tanto non cambia nulla, cioè avete visto l'andazzo. Siamo rimasti nel gruppettino lì con Thomas, Hindley e Poles, che si è staccato gli ultimi metri. Vince tappa Vingegaard davanti a Pogacar, poi Evenepoel. Noi arriviamo settimi a 2 minuti e 44. Per fortuna non perdiamo neanche troppo da Carapaz. Guadagniamo 4 secondi su Thomas e Hindley. E Poles termina decimo a 3:03. Quindi ora classifica generale che ci vede comunque in quarta posizione con Poles a 2 minuti e 31. E siamo quattordicesimi con Kuss a 10 minuti e 51. Però siamo comunque lì vicini. Fino a perlomeno alla settima posizione, non siamo lontanissimi, siamo a 2 minutini. Abbiamo sempre la Poa con Poles e Gaviria è sempre secondo nella maglia verde. Andiamo alla prossima tappa e credo forse anche ultima dell'episodio, o forse penultima, potremmo anche andarci a giocare l'undicesima tappa in questo episodio. Decima tappa, da mettere assolutamente qualcuno in fuga perché sappiamo che può arrivare la fuga. Vorrei quasi provarci con Poles, ma ho paura che non ce lo lasceranno andare. E nulla, andiamo a piazzare qualcuno in fuga. Siamo sul secondo GPM di giornata, 5 punti in palio e incredibilmente Poles è andato in fuga insieme ad Amador, per la nostra squadra. Grandissimo Poles, instancabile. Attenzione ragazzi, nonostante sia il quarto, vi ricordo, della generale. Attenzione che Fellini ci butta un po' fuori. Però abbiamo l'interno per questa curva, quindi proviamo a farla bene, vediamo se riesce a venire fuori all'ultimo. Un po' in ritardo, eh? Un po' in ritardo Poles, che prende solo 2 punti. Altro GPM, sempre seconda categoria, sempre 5 punti, è già partito Ciccone.
che lancia una volata abbastanza lunghettina, tra l'altro spiana leggermente, quindi proverei a partire ora. Siamo intruppati, ragazzi. Sono stato stupido io a mettermi da sto lato. Raga, ancora Idi che ci ostacola, vediamo. È all'ultimo, questo lo potevo tranquillamente vincere, però ho scelto il lato sbagliato, insomma. Due punti in palio su questa terza categoria, vediamo se riusciamo a prenderli. Vediamo, 800 metri, 700, ancora bene Paulus sui pedali. Dovrebbe però tenere l'interno perché c'è una curva a sinistra in cima a questo GPM. Proviamo a partire ora. Se facciamo bene la curva è nostro. E la facciamo bene. Due punti per noi. Altri due punti su quest'altra terza categoria. Vediamo se riusciamo a prendere. Siamo di nuovo un po' intruppati nel traffico. Vediamo però. 700 metri. 600. Proviamo a partire ora. Andiamo ad anticipare leggermente. Vediamo Paulus se riesce a prendersi questi due punti. No. No. E invece sì. Un punto perlomeno. Pensavo di prenderne, cioè di prendere zero punti perché mi ero un po' piantato nel finale. E invece almeno un punticino ce lo siamo presi. Ultimo GPM di giornata, seconda categoria, 5 punti per il primo. Attenzione che il gruppo è a 1 minuto e 05. Tra l'altro c'è un attacco di Pogacar, ragazzi. Io non mi voglio muovere per ora con Kuss, mi va bene che stia lì. Allora, tentiamo di prendere questi 5 punti. Intanto parte Ciccone. 600 metri, 500, 400, proviamo a partire ora per prendere questi 5 punti, vediamo, e direi che ci riusciamo con il nostro Paulus. Ora tento di dare tutto con Amador per portare avanti questa fuga e noi ci vediamo nel finale. E ragazzi, siamo appena stati ripresi dal gruppo e subito ripartiamo perché ci sono altri attacchi e tocca stare attenti con Paulus. Voglio provare a vincere questa tappa, quindi Paulus deve seguirmi assolutamente tutti gli attacchi. Dobbiamo assolutamente provarci. Dietro abbiamo sempre Kuss, ovviamente. Il problema della mia squadra è che oltre a Paulus non ho tanti altri buoni corridori, cioè veloci, dico. Veloci da regolare un gruppettino. Quindi deve fare molto Paulus queste tappe qua collinari, insomma. Direi che ha già fatto tantissimo in questa tappa con quella fuga. Ragazzi, intanto ci stiamo riportando sotto a Matthews e a Molar, se ho visto bene. Sono loro due che hanno tentato di allungare, infatti. Siamo anche in compagnia di Errada. Può essere? Sì, Errada. Collabora. Senza esagerare però, Paulus, senza esagerare. Al 100 ok, ma non di più. No, ci riprendono. Va bene. Non mi deve interessare. Lasciamoci riprendere, non è un problema. Non è assolutamente un problema. Cioè, possiamo gestire ancora in una maniera egregia. Ok, molto bene. Non c'è problema, ragazzi. Ora parte Matthews con Pogacar, va benissimo. Direi che Kuss niente deve fare. Mi servirebbe Jorgensen più che altro, che non mi deve proteggere Amador, mi deve proteggere Paulus. Noi ovviamente tentiamo la tappa con Paulus. Non vado di certo a prendere Kuss, che è anche meno veloce di Paulus. Allora, c'è ancora l'allungo di Michael Matthews che sta dando tutto, con dietro Pogacar a tirare contro di lui. Jorgensen ho paura che non arriverà mai a proteggerci, ma fa nulla. E invece guardatelo qua. Devo smetterla di parlare troppo presto, però Jorgensen che si è un attimo piantato dietro qualcuno, si vede, perché non sta arrivando davanti al nostro Paulus. Ancora Simon Yates. Jorgensen, dai, devi passarmi e metterti a tirare, a fare ritmo bello forte. Bravo Jorgensen che sta dando tutto per il nostro Paulus, bravissimo. Così ti voglio Jorgensen, bello preparato. Attenzione a Valentin Madouas, ora non mi servi più, grazie. Kuss ha già preso il gel rosso, ok? Attenzione a Valentin Madouas che ha allungato bene, dobbiamo far bene questa curva. Occhio Mas, non ce la fa fare molto bene Mas, però riusciamo ad andare a riprendere Valentin Madouas. Subito a ricaricare il gel rosso, ragazzi, dai che siamo pronti. Dai che siamo pronti per disputare un buono sprint, credo.
un chilometro dietro, vediamo di attaccare tutta la squadra in modo che così Kuss tenta di non perdere terreno. E noi partiamo con Poles. Partito bene però c'è Van der Poel e Van Aert che però fanno male la curva. Vediamo se Poles riesce a resistere al ritorno di Van der Poel e Van Aert. Ci riesce! E ragazzi, si va a prendere un'altra grandissima tappa. Che Poles! Super Poles, ragazzi! E allora direi che chiudiamo così l'episodio con la vittoria di Poles davanti a Van Aert e Van der Poel, poi Vingegaard che guadagna qualche secondino sugli uomini di classifica, tra cui ovviamente il nostro Kuss che arriva a dodicesimo a 8 secondi dal vincitore che è appunto il nostro Poles. Quindi siamo sempre quarti in classifica generale a 2 minuti e 13 da Evenepoel con Poles, 14esimi con Kuss a 10 minuti e 51. Abbiamo la maglia Poa che anzi l'abbiamo rafforzata in questa tappa, 77 punti contro i 35 di Pogačar, maglia verde siamo terzi, attenzione Van Aert che inizia a guadagnare punti pesanti, comunque il nostro Gaviria terzo, va bene, Poles sesto, attenzione, e McNulty nono. Per i giovani, vabbè, abbiamo decimo McNulty, ma non ci interessa questa classifica. Siamo secondi nei team a 5 minuti e 39 dalla Jumbo Visma. Nella combattività siamo terzi con Poles. Quindi, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video. Se fosse così, mettete un bel mi piace. Se non siete già iscritti al canale, iscrivetevi. Vi ricordo sempre che gli abbonamenti sono attivi. Se vi abbonate, grazie, grazie mille. E poi vi dico che per queste giornate che vengono, fino perlomeno a giovedì, non so che video riuscirò a mettere perché sono molto indaffarato. Vi dico la verità: ho mia madre che si deve operare, quindi sarà un po' un casino in questi 3-4 giorni. Tento però di mettervelo qualche video. Magari salto tipo 2 giornate, non lo so, succederà, insomma, improvviserò un pochettino. Ecco, quindi perdonatemi, ma in queste giornate va così. E nulla, ragazzi. Ciao ciao e alla prossima!